Io credo che l'atto più importante di questo governo sia stata la riforma dei contratti a termine, che ha preceduto formalmente il Jobs Act, ma ne continua a costituire forse la componente più importante. Noi viviamo in un tempo nel quale le insicurezze, le incertezze sono immanenti. Fare lavoro vuol dire necessariamente farlo corrispondere anche alla prospettiva certa che un imprenditore può avere davanti a sé. Per questo anche la regolazione dei licenziamenti è importante perché sono tutte disposizioni che hanno lo scopo di incoraggiare ad assumere, di incoraggiare la propensione ad assumere. In tutta la storia italiana, anche nel dopoguerra, anche negli anni di maggiore crescita dell'economia, abbiamo visto questa tradursi in una dimensione particolarmente contratta dell'occupazione. Quel coefficiente che confronta la crescita dell'economia con la crescita dei posti di lavoro è sempre stato molto basso in Italia, anche nei momenti migliori. C'è stato un grande impulso negli anni della legge Biagi a questo coefficiente, proprio a dimostrazione che la flessibilità in quel caso in entrata incoraggiava a tradurre in posti di lavoro, le possibilità offerte dal mercato. Oggi, in un tempo di aspettative incerte, per non dire negative, noi dobbiamo incoraggiare ad assumere sapendo che ove per ragioni soggettive o per ragioni oggettive, dovesse venire meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore o dovesse venire meno la possibilità pratica di sostenere i costi di quel rapporto di lavoro, è possibile che il rapporto si risolva. Solo così possiamo incoraggiare la propensione ad assumere in un tempo in cui fare impresa è davvero difficile.